Ristrutturare un appartamento dalla A alla Z non è per niente facile. Bisogna trovare dei professionisti, ci vogliono mesi di lavori e possono capitare degli imprevisti. Ecco perché ho deciso di realizzare un format sulla ristrutturazione completa di un appartamento anni 70 e questa è la prima puntata del format. Oggi scoprirete stato di fatto e stato di progetto dell'appartamento, comprese le piante e le misure dell'immobile. E poi vi parlerò dei contenuti del format, quindi tutti gli argomenti che affronteremo nel corso delle puntate. Se dovete ristrutturare un appartamento, iniziate da qui. E partiamo dallo stato di fatto. In questo momento l'appartamento si presenta così. Appena entrati c'è un ampio ingresso di 6 metri quadri e di fronte all'ingresso c'è l'accesso alla zona notte. Alla sinistra dell'ingresso c'è invece il soggiorno. Un soggiorno molto luminoso di circa 20 metri quadrati, con un'ampia veranda che prende anche una delle camere da letto, che tra poco vedrete. Alla destra dell'ingresso c'è invece la cucina di circa 12 metri quadrati e un aspetto che mi piace tantissimo è che anche la cucina ha la fortuna di avere una veranda, che in questo ambiente è comodissima perché è uno spazio che potete sfruttare in vari modi. Il primo che mi viene in mente è per mettere i cestini della spazzatura, oppure un armadietto per le scope, l'aspirapolvere o i prodotti per la pulizia. Ma usciamo dalla cucina e andiamo nell'altra parte dell'appartamento, verso la zona notte. Come prima cosa, sulla destra troviamo un bagno, un locale finestrato completo di lavandino, WC con cassetta esterna, bidet e una piccola doccia incastrata in un angolo. Di fronte al bagno c'è un piccolo ripostiglio di poco più di 2 metri quadrati e accanto al ripostiglio abbiamo la prima camera da letto, quella più grande di circa 17 metri quadrati, che a pavimento ha un vecchio parquet e che ha anche un'uscita sulla veranda, la medesima veranda che abbiamo visto in soggiorno. Di fronte a questa stanza c'è l'altra camera da letto, una camera quasi gemella perché sono più di 16 metri quadrati. Non cambiano neanche le finiture perché a pavimento c'è sempre il parquet. L'unica cosa che cambia è che questa camera non ha la veranda. E infine rimane il secondo bagno. Anche il secondo bagno è finestrato e completo, con la differenza che stavolta c'è la vasca, la classica vasca in casso ricoperta da laterizio e poi rifinita con le mattonelle. Rivediamo per un attimo lo stato di fatto su pianta. Dal tour che avete visto avrete sicuramente capito che per essere in due camere è piuttosto grande, ma d'altronde parliamo degli spazi anni 70. Lo stato di progetto prevede tre modifiche di rilievo. Innanzitutto nella zona dell'ingresso vengono eliminate due pareti, che sono quelle che separano soggiorno e cucina. Di fatto si viene a creare un unico ambiente open space di circa 40 metri quadrati, che sarà separato dal resto dell'appartamento tramite una porta scorrevole interna alla parete. La seconda modifica a livello di pianta è la demolizione di una delle pareti del ripostiglio. Si crea questa zona aperta dove verrà collocato un mobile su misura. La terza grande modifica è nella zona della camera da letto più grande, dove viene ricavato un accesso comunicante col bagno, mentre viene chiuso l'attuale accesso, quello dal corridoio, dove si ricaverà invece questa nicchia. In sostanza, la camera da letto matrimoniale avrà il suo bagno padronale, mentre l'altro bagno diventerà il locale principale. Finora avete visto stato di fatto e stato di progetto dell'appartamento, quindi manca il contenuto del format. Quali argomenti affronteremo nelle prossime puntate? Il primo argomento, a dire la verità, è quello di oggi, ovvero il progetto dell'appartamento e le modifiche. Man mano che i lavori andranno avanti, ci torneremo in modo dettagliato. Il secondo argomento sono le fasi della ristrutturazione dell'appartamento, in particolare cosa prevede ogni fase, dal primo giorno dei lavori fino alla consegna, e qui potete vederle tutte perché è un intervento completo, e all'interno delle fasi vedrete anche eventuali imprevisti o comunque problemi che possono sorgere e come vengono gestiti dall'impresa. E secondo me questo è uno degli aspetti più interessanti che vi permette di capire che cosa si affronta nel momento in cui si decide di ristrutturare un immobile. Sempre legati alle fasi sono i tempi. Ovviamente ci vorranno mesi per rifare completamente l'appartamento, che come avete visto ha una metratura di circa 90 metri quadrati, e in questo caso la consegna è prevista per fine 2020. Il terzo grande argomento del format riguarda i materiali e
e gli impianti, quindi pavimenti, rivestimenti, serramenti, caldaia e via dicendo. Vi mostro una piccola anteprima dello stato operativo, lo stato operativo con l'arredo, arredo che come vedete riguarda soprattutto i bagni che saranno entrambi con la doccia, e vi dico anche le modifiche più rilevanti a livello di finiture e materiali. Gli attuali serramenti esterni in ferro verniciato saranno tutti sostituiti da serramenti in PVC e verranno cambiati anche i cassonetti coprevolgibili e gli avvolgibili. I nuovi cassonetti coprevolgibili saranno sempre in PVC coibentati, mentre gli avvolgibili saranno in alluminio coibentato. Verrà cambiato il portoncino d'ingresso e quello nuovo sarà blindato, con finitura esterna in noce uguale a quella degli altri appartamenti del condominio, mentre all'interno sarà di colore bianco, abbinato alle nuove porte interne con maniglie satinate. I bagni saranno completi di tutti gli elementi ed avranno entrambi la doccia. Saranno piatti doccia in resina. Cambierà anche la distribuzione degli elementi, in modo da ottimizzare lo spazio disponibile. Gli attuali termosifoni lasceranno posto a dei moderni radiatori tubolari. Ovviamente verrà rifatto sia l'impianto di riscaldamento che quello idraulico e verrà realizzato anche l'impianto di condizionamento, compresa l'installazione del climatizzatore. Ci sarà un nuovo impianto elettrico, con un nuovo quadro di opportune dimensioni. Nuovi frutti, nuove placche e nuovi punti luce in base alle esigenze del proprietario, e l'impianto comanderà anche le nuove tapparelle in alluminio che saranno motorizzate. E infine pavimenti, che saranno in gres porcellanato su tutto l'appartamento, con delle cementine sempre in gres che rivestiranno alcune pareti dei bagni. Ci sono altri aspetti di cui non ho parlato, ma che vedrete nelle varie puntate del format. Ci tengo a specificare che la normale programmazione del canale continuerà come sempre, quindi ci saranno dei video con altri argomenti, sempre legati al mondo delle ristrutturazioni oppure dell'arredo. E prima di salutarvi, devo dirvi tre cose. Innanzitutto ringrazio l'impresa che eseguirà i lavori, ovvero Armonie, che avete già visto in azione in altri video. E in particolare ringrazio il titolare Davide, che mi sta aiutando a preparare alcuni contenuti molto interessanti. La seconda cosa è che tutto il format sarà disponibile nella playlist Ristrutturazione Appartamento Le Cementine, una playlist che verrà aggiornata di volta in volta e che già trovate nella descrizione e nella sezione dedicata. Infine vi chiedo di lasciare un commento, ditemi se vi piace l'idea di questo format e qual è l'argomento che vi interessa di più. Detto questo, per oggi ho finito. Per non perdere le prossime puntate, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche con la campanella, condividete il video con chi volete, lasciate un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima puntata qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!